La cosa più importante nei punti di pressione è l'angolo della direzione. Non gli faccio niente, ma che la sei, cosa fai? Più importante è l'angolo della direzione. Questo punto funziona solamente a 45 gradi verso il basso. Ok? Se volete portarlo in combattimento, come dicevo, mi fate una domanda, ok? E fate un gancio normale in questa direzione qua. È solamente meccanica, chiaramente la forza ha una sua importanza, quindi potete rompere l'altro, però non fate niente al sistema nervoso. Perché? Perché il corpo è fatto per resistere, okay? Però resiste solamente forze che vanno verso il corpo in maniera dritta, perpendicolare, ok? I nervi escono fuori a 45 gradi, quindi se io esalo delle intersezioni nel cammino, ok? Se io colpisco i nervi in questa maniera qua, sono fatti per resistere, ok? Prendono il corpo solamente il meccanico, ma non c'è nessun impulso che va dentro. Se io colpisco invece dentro, all'inizio e alla fine del nervo, l'impulso va direttamente dentro quando è fermato l'intersezione. Quindi se voi semplicemente lo cambiate verso il basso, avete un effetto anche neurologico. Adesso lo proviamo piano però, senza mettere troppa forza. Potete mettere questa nocca qua per non farvi male, ok? E dovete pensare di portare via un pezzo di ghiaccio come se la sua faccia fosse un pezzo di ghiaccio. Dovete toccarla e scalpellare il pezzo, ok? Come mandare l'impulso nervoso, ok? C'è l'azione, beh, c'è chi c'è di più, chi c'è di meno, ok? Oppure se non volete colpirvi, fate pressione verso il nervo e poi tirate in direzione dei nervi che sono questi dentro. La stessa cosa, se colpisco parte l'impulso oppure lo posso simulare semplicemente. Quindi sia giù che in su. Prima dentro e poi in su, però il corpo funziona solamente 45 gradi. La scopa è sempre bassa. Come fa l'anestesia del dentista?